ballerino. Come nei concerti facciamo un po' di riscaldamento e tra poco poi parlerà denaro. Io voglio dire solo poche cose. Voglio dire che la nostra città, nella sua storia, si è sempre sollevata, sia dopo diciamo, le catastrofi naturali, sia dopo le catastrofi politiche, comprese le ultime catastrofi politiche, cioè gli ultimi sindaci che hanno amministrato questa città. Io penso che in questo momento noi abbiamo già vinto, come spesso dice Renato. Perché abbiamo già vinto? Abbiamo già vinto perché si è verificata nella nostra città una grande rivoluzione, una rivoluzione culturale. Cioè non abbiamo chiesto solo il voto, Renato non ha chiesto solo il voto, ma ha chiesto la partecipazione ai cittadini. Ciascuno di voi, ciascun cittadino in ogni piazza di questa città, in questo momento partecipa a costruire il futuro di Messina. Questa è la realtà. Noi vediamo nel manifesto, è il momento, sì, è il momento. È arrivato il momento e bisogna cogliere quest'attimo succedente. È importante questo e lo vorrei sottolineare. E quindi sono convinto che proprio il nodo centrale è la partecipazione. Non sarà più come prima a Messina, ecco questa è la cosa principale, non sarà più come prima, perché questa rivoluzione culturale che significa partecipazione della gente è la vera novità. Le circoscrizioni per esempio non saranno con l'amministrazione a Corinti solo degli organismi burocratici, ma la gente sarà continuamente chiamata a venire in piazza e a decidere insieme. Ci saranno degli organismi istituzionali, ma ci saranno delle assemblee fatte dalla gente che deciderà, che discuterà, e il sindaco sarà tra la gente e parlerà con la gente come ha fatto finora. Quindi questa mi sembra la sostanza, diciamo, in questo senso la vittoria che già c'è. E ora do la parola ad altri e poi sentiremo a più presto a Corinti che ci parlerà di questa bellissima esperienza.